giornata o anche buonasera a tutti quanti che guardano anche sul canale Brasil Italiano, in cui un video tutto speciale, interessante, perché siamo qua al Ribeirão da Ilha, nel sud di Santa Catarina, insieme col Beto Cognosesto de Noantri Fabio Dalò, e un piacere essere qua per la prima volta per parlare con Franco Gentili, scrittore, presidente dei soldati alpini del Brasil. Buongiorno! Buongiorno, buongiorno. Tutto a posto? Tutto ok. Anche con piova? Ontem era una bella giornata, oggi va. Ribeirão è sempre bonito. Sempre bello. Angolo qui del paraíso. Io deixei l'Italia 15 anni atrás, quando mi aposentei. Sì. E procuravo un lugar tranquillo. Migliore di questo non esiste. Meglio di questo da via. O mar sta a 20 metri, la temperatura qui è sempre ideale. Quando preciso come Italia matarla a saudade, quindi è perfetto. E ho visto qua che hanno sbranca dei libri. Allora, tutti iscritti da voi? Sì, questi qua sono tutti iscritti. 14 iscritti qua nel Brasil. 14. E alcuni interessanti, come questo qui, che è la storia del nazismo, che è ben complicato. E questi qui invece ben della cultura italiana. Castelli del Trentino. Castelli del Trentino. Perché dico questo? Perché gli italiani che segarono qua con le tradizioni. Sì. E quello si chiama folklore. Ecco allora chi fa la festa della polenta, la festa del formaggio, la festa del vino, eccetera. Ma trasero anche un'altra cosa, la cultura italiana. La cultura italiana. Trento è una provincia che ha la più alta concentrazione dei castelli come territorio. Quindi os trentinos che vengono qui da Trento e qua ancora con la visione delle torri dei castelli. E la nostalgia era di questo. Sì. E también sulla pittura veneta, il Veneto. Tem 700 anni di cultura veneta che qui. Descritto secolo per secolo l'evoluzione della cultura veneta. Parla dei scrittori, delle opere? No, dei pittori. Ah, dei pittori proprio. Secondo Cândido Portinari, che è il più grande pittore brasiliano, e Cândido Portinari è veneto e di Vicenza. Quindi trasero non solo la tradizione, ma também gli usi, i costumi, ma também la cultura, che la cultura italiana è veneta, è trentina, è montana, è tanta, è grande. Fabio, piacere allora, e prima di tutto mi ti ringrazio perché sei stato il Fabio che ha detto da un signore a Ribeirão da Ilha per andare a fare un video interessante, allora ti ringrazio per mostrare la strada di venire qua. Chi te la conosceva già la strada, no? Ah sì, ma chi che mi ha portato? la prima volta? Anche per me è la prima volta che conosco qua il signore Franco Gentili, ma è stata una brava persona. E adesso lui gli ha il compromesso di portare avanti l'Associazione Brasiliana degli Alpini, della sezione del Brasile qua. Mi sono stato a Rimini nella Donata Alpina e mi sono stato appassionato per gli alpini in una maniera grande, e allora penso che dobbiamo fare qua anche in Brasile qua un'associazione più forte, giusta, nella maniera, perché gli alpini non sono solo quello che fa la guerra, che combatte, che va alle montagne, ma le fa tante, tante cose di più. Anche aiutare quel che vuole, quel gente che c'è bisogno, aiutare un disastro, no? E tutte le cose, alpino, fa tutto il mondo, no? Alpino è il corpo più antico del mondo, del soldato di infanteria di montagna, più antico del mondo. Ma la caratteristica degli alpinos è che quando uno para di fare il soldato, i 15 mesi che precisa di addestramento per fare il soldato obbligatorio in Italia, fica alpino. E resta sempre alpino? Sempre. E la tradizione porta questo sapeo qui. Il sapeo d'alpino è l'anima dell'alpino, è il simbolismo. E cos'è che fa poi? Fa azione di beneficenza, pronto soccorso, c'è un terremoto, os alpini. Super organizzato. E il corpo
civilizzato, militarmente organizzato, più efficiente che esiste nel mondo, va in tutti i luoghi del mondo. Gli alpini, dove ten precisa, e sempre presenti. Fanno soccorso alpino, fanno ricerche, quello che gente perdita. Gli alpini è una cosa seria. Da tempo esiste la sessione alpini do Brasil. Sì. Ma è un po' devagare. Le cose alpine sono poche, perché noi siamo tutti vecchi, i soldati sono tutti vecchi. E agora, com ele, que ha cominciato a portare avanti questa linea qui, che fu la donata di alpini a Rimini, perché cada anno in Italia si scoglie una città, e quella città lì che viene scolta, tutti gli alpini si vanno là, 4, 5, 6, 700 mila, è incredibile. Va là, ben organizzato, fica da tre giorni, fanno tutte le manifestazioni delle fisere, il defilé, eccetera, e poi seconda volta la città è limpa, sì, che niente, un palito nel sciocco. Come se non avesse nessuno là. Come nessuno fosse passato. I fiori sono tutti lì, il bosco tutto lì, non c'è niente di lì. Ma lei l'ha fatto anche al militare? No, è obbligatorio, pensa al film, bisogna fare il militare. Sì. E ho fatto militare. Gli alpini, nel 7 in un reggimento alpini, ero parachidista alpino. Parachidista alpino? Che all'epoca mia era una rarità, era nel 1963. Se saltò con l'ombrellone? L'ombrellone. E a quell'epoca l'ombrellone neanche sempre si apriva. Ah, era anche quello. Era ben mal complicato, ma la cosa più bella è che il parachidista alpino deve fare sciare. Sì. Uh-huh. Deve fare roccia. E se fa un mese viva nel gelo eterno, da truna, si scava nel gelo una fossa, sì, sì, e si dorme dentro per un mese di sopravvivenza che si deve fare lì. Per stare veramente forti, atti a... È veramente un reparto dell'esercito molto specializzato, molto, molto... In tutte le guerre, la guerra Afghanistan con gli alpini. Tutti i lugari, quando preciso, gli alpini sempre giovani, ovvio, quelli da allora, non ce la permette noi. Quindi, e cosa che pretendiamo fare qui in Brasile? Organizzare, beh, di nuovo questa associazione degli alpini, sezione del Brasile, fare manifestazioni culturali, manifestazioni folcloristiche e recreative. E anche, come in Italia, sì, cada finale di anno, a Natale, fare raccogliere materiali, fare donazioni, sì, per chi precisa. E fare anche presente di Papà Noè, fare creanze. Quindi è la nostra prospettiva che ora. Ma bisogna dirvi che, come noi andremo a parlare un bel po' con voi qua, andremo a fare in 3 o 4 video. Allora, dipende dal tempo che volete se devo vedere questo video qua. Guarda se gli altri si vedono il nostro canale Brasil Italiano. Se non sei ancora lì, vi verrà nelle prossime settimane. Allora, stai attenti, eh!